Il cambiamento comporta un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, questo deve essere il nostro obiettivo e su questo obiettivo stiamo costruendo più servizi, la banda ultralarga in primis che consente alle imprese di lavorare meglio e di scaricare anche documenti diciamo, importanti, pesanti, i servizi che passano attraverso la banda larga e la banda ultralarga e migliorano oggettivamente anche l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, potenziamo le pubbliche amministrazioni come smart cities e come smart communities per dare ai cittadini più servizi senza fare fila, senza avere diciamo, un blocco burocratico e aiutiamo le imprese a sostenere processi tecnologici migliori, migliorando i loro processi produttivi e aiutandoli ad essere più competitive anche sui mercati internazionali. Questi obiettivi si raggiungono attraverso 272 milioni di euro che sono stanziati sulla prossima programmazione proprio in agenda digitale e sono obiettivi che richiedono però anche interventi dello Stato. Purtroppo lo Stato italiano è notevolmente in ritardo su questi temi, ma sono certa che avendo come obiettivo tematico proprio al numero 2 della prossima programmazione comunitaria, agenda digitale, anche lo Stato farà un'attività di coordinamento che è importantissima.